Ragazze, bentornate sul canale. Oggi vi faccio vedere un metodo infallibile, molto casalingo, per pulire le spugnette make up. Le spugnette possono essere una Real Techniques, una Beauty Blender, le mini Beauty Blender, qualsiasi spugnetta, anche quelle classiche, tonde, old school, piatte. L'importante è che siano in questo materiale. Voi lo sapete, io utilizzo sempre la Real Techniques, anche se non la utilizzo per alcuni fondotinta, comunque per il correttore la utilizzo, a volte la utilizzo soprattutto per questa parte piatta, per fare baking con la cipria, quindi la lavo tutti i giorni prima di utilizzarla la rilavo. E per i lavaggi veloci mi sono sempre affidata alla saponetta e all'acqua, oppure al bagno schiuma delicato, quello per i bambini. Ho comprato anche il detergente liquido proprio per pulire queste spugnette, ma nessuno di questi modi, probabilmente incapace io sicuramente, me l'aveva mai fatta tornare così pulita come nuova. Poi sono capitata su un video di una ragazza, mi sembra americana o americana australiana dall'accento, che appunto faceva vedere come pulire questa spugnetta a casa con delle cose che abbiamo sempre tutti in casa, e quindi ho deciso di condividere con voi questa scoperta. Sono molto contenta del risultato perché la rigenera, torna come quasi nuova. Ovviamente la mia era già da cambiare, infatti non è perfettamente pulita perché ormai è satura, nel senso che sta arrivando alla sua morte lenta, però l'ho tenuta sicuramente più di quanto l'avrei tenuta lavandola normalmente come la lavavo prima. Potete fare delle sostituzioni, comunque vi lascerò nell'info box la lista di tutti gli ingredienti per questa ricetta che possono essere sostituiti. Io ho utilizzato l'olio d'oliva, ma può essere utilizzato qualsiasi altro tipo di olio così grasso, e ho utilizzato il sapone liquido per i piatti, ma potete utilizzare anche il bagno schiuma delicato per i bambini, insomma qualsiasi altro tipo di bagno di sapone. Il sapone serve a sgrassare la parte oleosa che poi rimane, comunque poi vedrete tutti i passaggi. Adesso vi dico solo due info prima di lasciarvi al video. Se vi verrà il dubbio che possa puzzare dopo averla lavata così, no, assolutamente, è completamente inodore, quindi non va ad alterare l'odore della spugnetta lavata normalmente. Prima però vi lascio un attimo al video prima e dopo, vi faccio vedere com'era e come diventa. Come avete visto è un risultato ottimo, quindi io spero che vi possa tornare utile. Ovviamente se voi siete come me, volete la spugnetta sempre perfettamente pulita, farla durare un po' di più in modo da non cambiarla così velocemente, e insomma spero che vi possa essere utile. Se qualcuno venisse in mente, perché adesso mi è balenata questa domanda che mi potete fare, se si possono lavare così anche i pennelli, non credo proprio, no, quindi diciamo che è un metodo che va bene per la spugnetta. Se però vi interessa come pulire invece i pennelli, vi lascio giù nell'info box un video che feci anni fa con il mio metodo per pulire i pennelli, che è rimasto invariato perché è sempre quello. Vi lascio al video velocizzato, spero che vi possa essere utile. Ed eccoci qua con la nostra spugnetta sporca. Come potete vedere, questa è piena di fondotinta. Avrei dovuto lavarla con il metodo tradizionale, ma sinceramente non mi è mai venuto pulitissima, come vi dicevo a inizio video. Cosa ci serve? Ci serve una, ovviamente la spugnetta, può essere la Real Techniques, la Beauty Blender, qualsiasi spugnetta fatta così, un contenitore e dell'olio d'oliva, che stava sfatasciando tutto. Dobbiamo mettere l'olio all'interno di questa ciotola, la quantità è quella necessaria a riempire, come vedete, il fondo. Dopodiché iniziamo a far penetrare l'olio all'interno della nostra spugnetta con questo movimento. Dobbiamo praticamente, vedete, già inizia a uscire il prodotto, lo sporco, il fondotinta.
dobbiamo completamente inzupparla. Ok, questa è la spugnetta inzuppata completamente d'olio, la lasciamo un attimo qua. Prendiamo un'altra ciotola, versiamo un po' di detersivo per i piatti qualsiasi. Una variante è quella di usare un bagnoschiuma delicato per bambini, però io uso questo. Ne mettiamo un po' dentro e poi dobbiamo versare all'interno dell'acqua bollente. L'acqua deve essere molto molto calda. Ok, a questo punto prendiamo la spugnetta piena d'olio e la inseriamo all'interno. Facciamo impregnare bene d'acqua e la lasciamo così finché l'acqua non si raffreddi. Una volta che l'acqua si è più o meno raffreddata, iniziamo a strizzare, vedete? Vedete quanto quando si intagliasce? La spugnetta nell'acqua. Come potete vedere si sta praticamente già pulendo dal grosso. Non contenta? Appoggio un attimo la spugnetta da una parte, cambio l'acqua mettendo solo acqua calda. Ok, riprendo la spugnetta e continuo a strizzarla per bene. Ormai il grosso è andato. Ecco qua, come potete notare è tornata pulitissima. In questo modo si è sgrassata dall'olio ovviamente e non ha nessun odore, quindi ecco qua, vedete, è tornata completamente pulita. Voi continuate finché non siete soddisfatte, finché non sentite che la spugnetta si è sgrassata completamente. Ecco qua,